Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Mercoledì 7 luglio 2021, San Claudio, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Gli attuali positivi al Covid-19 ad Ostuni scendono a 3. Oggi aperta la sede vaccinale della nostra città. Questa sera alle 20.30 nel Chiostro San Francesco, secondo appuntamento con un'emozione chiamata libro. Presentazione del romanzo Spatriati di Mario Desiati. Dialoga con l'autore Angela Fattore. Una delegazione di 20 studenti del primo, secondo e terzo anno del liceo Pepe Calamo, sezione classico, hanno visitato ieri gli studi di Radio Stuni in relazione al bando PON con l'obiettivo di consolidare le abilità di base dell'ascolto e del parlato in vista di acquisizioni espressivo-argomentative. Guidati dalla costruzione della competenza comunicativa dal dottor Ferdinando Sallustio e dal giovane Andrea Zaccaria. Le loro emozioni. Mi chiamo Jenny Ciceriello e per il momento vado a scuola al liceo classico e devo fare la futura terza superiore. E con la scuola, grazie a un PON che si chiama Public Speaking, abbiamo fatto questa esperienza in cui siamo andati in questa radio, che sarebbe la radio di Ostuni, una radio abbastanza famosa in questo paese e che lavora anche da un bel po' di anni. Io sinceramente non conoscevo questo posto, cioè molte volte mi è capitato di ascoltare la radio in macchina con mio padre, però non avevo la minima idea di tutto ciò. E mi ha sinceramente abbastanza emozionato perché io penso che questa sia una delle più belle piattaforme di comunicazione, perché già a me da un bel po' di tempo anch'io mi passava per la testa la voglia di fare podcast, parlare, conoscere nuove cose da altre persone e poi mettere in mezzo argomenti nuovi che magari non c'entrano niente, e mi ha molto emozionato perché mi piace tantissimo. Poi anche l'ambientazione, l'aria, la condizione in cui ci si trova è molto... si riempie molto la persona che ne fa parte. Sono Giovanni Ricò e devo frequentare il secondo anno al liceo classico, appunto. E con la scuola hanno organizzato questo PON, Public Speaking, che consente alle persone che magari hanno più difficoltà nel parlare in pubblico di, diciamo, recuperare quella autostima, quella fiducia, diciamo, verso se stessi, a poter parlare e confrontarsi con gli altri. Oddio. E oggi abbiamo fatto questa visita alla radio di Ostuni, che sinceramente non conoscevo, non avevo nemmeno sentito mai la radio di Ostuni in macchina o in altri posti, e mi è interessato molto comunque il fatto anche che questa sia stata una tra le prime radio, in generale radio private in Italia, 45 anni se non sbaglio, e mi è interessato molto la storia della radio e anche comunque la testimonianza di Andrea di questa storia, comunque molto interessante. Ciao, io sono Maria Gatti, faccio parte del liceo classico di Ostuni. Mi è piaciuta molto questa esperienza e vorrei un giorno venire qua a fare qualsiasi cosa, perché mi è piaciuto molto sia come, diciamo, servizio, ma anche sia, diciamo, radiofonico, per parlare con le altre persone e per far esprimere altre emozioni a persone che magari non possono stare qui vicino a noi, o comunque che non hanno la possibilità di fare qualsiasi cosa, come per esempio disabili o comunque con persone con qualche disabilità. Sono Nitro Lucia e frequento il liceo classico di Ostuni. Quest'oggi abbiamo fatto una visita qui alla radio di Ostuni e mi è piaciuto moltissimo perché è stato molto interessante. Abbiamo scoperto di una vita che si era spenta, ma dal punto si è riaccesa grazie appunto alla forza di questa radio. La radio è stato appunto il primo strumento in cui le persone hanno avuto modo di parlare
grazie al quale appunto le persone si sono unite ad altre persone anche in lontananza, ed è stato bellissimo appunto vedere questo posto che ha molti anni, comunque non è molto recente, ed è ancora più bello proprio per questo, e spero di rivenirci un'altra volta e di poterci parlare. Sono Giampaolo Sisto del liceo classico Antonio Canamo di Ostuni, ed è stato ovviamente emozionante entrare in questo piccolo studio, perché è piccolo ma è veramente una grande radio, con emozioni, con persone, contatto umano che manca in questa età. Sono Francesco Sisto della terza B liceo classico. Trovo questa esperienza in radio molto interessante, perché forse la radio è uno dei mezzi di comunicazione più dimenticati ma allo stesso tempo più interessanti. Perché? Perché, come ci ricordava l'amico Sallusti, è uno dei mezzi di comunicazione caldi, non solo perché ci dà l'opportunità di immaginare, ma forse anche perché dalla voce l'utente ha più nitida l'anima di colui che parla. Sono Francesco Flore della terza B del liceo Pepe Calamo di Ostuni, e questa piccola esperienza mi ha fatto scoprire un mondo che prima avevo avuto modo, diciamo, di conoscere soltanto in maniera abbastanza superficiale, se posso così dire. E in questo piccolo lasso di tempo abbiamo imparato molte cose sulla storia della radio e anche su questo piccolo studio che è così nascosto nella nostra città, ma che fa grandi cose, che dà un contributo importante all'intera cittadinanza ostunese. Da oggi e fino al 15 luglio si tiene la solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo presso la Confraternita del Carmine. Alle 7.30 la Santa Messa, alle 18 le confessioni, alle 19 Santo Rosario, novena e benedizione eucaristica. Gli altri appuntamenti: domenica 11 luglio, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 13, 14, 15 e 16 luglio per la solennità. Per chi non potrà partecipare, la novena sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Confraternita del Carmine Ostuni. Serve un piano antincendio condiviso tra comuni e forze dell'ordine. La situazione in provincia di Brindisi è grave. E quanto afferma in una nota l'onorevole ostunese Valentina Palmisano, oltre ad arrecare un danno al patrimonio ambientale e naturale della zona, spiega la parlamentare, si rischia di mettere in serio pericolo l'incolumità di chi interviene per domare le fiamme, dai vigili del fuoco ai tecnici dell'ARIF e delle associazioni di volontariato della protezione civile. Fondamentale che tutti i comuni della provincia di Brindisi possano avviare in tempi brevi attività di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari dei terreni in stato di abbandono. In Puglia salgono a 253.571 i casi. Ieri sono stati effettuati 7.122 test per l'infezione e sono stati registrati 60 casi positivi, di questi uno in provincia di Brindisi. Sono stati registrati due decessi, 2.578 sono i casi attualmente positivi. Mentre nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 907 nuovi positivi, 1.835 guariti e 24 decessi. Gli attuali positivi scendono a 42.579. Intanto proseguono le vaccinazioni nella ASL di Brindisi. Ieri sono più di 3.400 le somministrazioni in programma, prevalentemente seconde dosi nei centri attivi sul territorio. Il forum della società civile, nella persona del presidente Vincenzo Cappetta, scrive al sindaco e all'assessore ai lavori pubblici a proposito dell'avviso pubblico per un bando del GAL Alto Salento 2020 relativo al ripristino di habitat naturali costieri e marini, diretto ai comuni costieri dell'Alto Salento, Ostuni, Carovigno, Brindisi, per progetti finanziabili al 100% sino a 150.000 euro, chiedendo di valutare l'opportunità di partecipare con un progetto atto a preservare, attrezzare e valorizzare il tratto di costa che corre da Fontanelle a Creta Rossa e a
fiume Incalzi. Si è spenta all'età di 92 anni Maria Epifani, vedova Abruzzi. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Corsa effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno, mentre per tutta l'estate, anche festivi, la farmacia Santoro è aperta a Villanova Marina di Ustuni in via Petrolla dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo, tempo stabile e soleggiato, venti a regime di brezza, a tratti moderati, mari calmi. L'aforisma odierno: le opportunità sono come i fiori, se non le cogli subito rischi di farle appassire. Bene, è tutto, grazie per aver scelto la nostra informazione.